Amici sportivi di Levante Sport TV, eccoci arrivati al nostro approfondimento settimanale dedicato al campionato di seconda categoria, un campionato che è sempre più interessante per quello che riguarda la testa della classifica. Il Segesta ha mantenuto il proprio primato, ma anche è anche vero che altre squadre si sono avvicinate in virtù del pareggio della formazione del Segesta contro la panchina. Ma ci sono delle novità e qualcosa si muove anche per quello che riguarda la coda. Innanzitutto andiamo a riepilogare i risultati della giornata con Avegna che batte il Carvai 6 a 2, non tragga però in inganno il risultato finale perché il Carvai è rimasto in partita a lungo. A un certo punto la gara viaggiava sul 3 a 2, poi l'Avegna ha preso il largo. Boca Castaldi, Rapino Zarego 0 a 0, Borgo Rotondo, Levanto 1 a 1, Montepena Aurora 2 a 2, Panchina Segesta, il big match della giornata è terminato 1 a 1. Il Monelli ha vinto l'altro incontro di cartello della giornata in casa del Recco 01 per 1 a 0, Sant'Ambrogio batte Levi 4 a 0, San Lorenzo batte Ciassetta 4 a 0. La classifica, andiamo ad analizzarla. Segesta resta primo con 39 punti, 3 punti di margine sul secondo posto dove ci sono Panchina ed Avegno. Poi si fanno più minacciosi anche Sant'Ambrogio e il Monelia a 35, mentre perde la possibilità di avvicinare la vetta perdendo lo scontro diretto con il Monelia il Recco 01. In questo momento Segesta sarebbe promosso in prima categoria, Panchina, Avegno, Sant'Ambrogio e Monelia andrebbero ai playoff, mentre il Recco 01 rimarrebbe tagliato fuori appunto dai playoff. San Lorenzo 29, Aurora 26, Levanto 20. 24, poi la zona play out, o meglio la zona dove bisogna cominciare a guardarsi le spalle, Rapino Zarego a 20, la Ciassetta a 18, poi in questo momento quintultimo, quindi prima squadra di play out, il Borgo Rotondo a 16, Boca Castaldi 15, Levi 13, Montepenna 7, chiude la classifica il Carvai con 5 punti. Un campionato dunque davvero interessante, sia in testa che in coda, e andiamo proprio a parlare di testa della classifica con il match tra la Panchina e il Segesta, big match della giornata, terminato 1-1. Vediamo che cosa è successo al Daneri di Caperana. Buongiorno a tutti amici di Levante Sport TV per la terza giornata di ritorno del campionato di seconda categoria. Oggi big match fra la Panchina e il Segesta, solo tre i punti che li separano in classifica, primo posto, Tracchierezza, Morra, Riccardi e Marassini. È iniziato in questo istante l'incontro con il Segesta che batte il fischio del direttore di gara, la battuta di Ferlini, il pallone alto sopra la traversa, la battuta lunga. Il pallone che arriva nella metà campo del Segesta, prova ad arrivarci Canepa, ci arriva, entrata in area di Canepa, il tiro con il pallone riesce su sul... poi la chiusura di Stecchelli su Podestà, quindi si continua a giocare con Gastrini, pallone verso Canepa, posizione regolare, l'uscita di Rezzi, pallone rimane in campo, ancora Canepa, il cross di sinistro sul secondo palo. Quindi poi perde il pallone il giocatore del Segesta, trattava di Salti, quindi contropiede della panchina con Gastrini, ancora Gastrini prova un dribbling, poi servizio per Lauricella, fine va al Castelvecchio, il fischio del direttore di gara, la battuta di Ferlini, parata del portiere messo da Nicolò Zanardi su Lauricella, quindi la battuta veloce di Gastrini per Ferlini, stop con l'esterno destro. Ora Ferlini contro Caligari, riesce ad averla meglio Ferlini, poi prova la conclusione, la respinta con i pugni di Retti, poi Cogozzo, la battuta di Ferlini, le possibilità di arrivare al gol, la difesa del Segesta, quindi calcio d'angolo, pallone sul secondo palo, riesce alla parte opposta, limite dell'area, colpo in testa di Stecchelli, ancora Federico Zanardi, la conclusione. Bellini, anticipato, in testa di traversone, ancora il Segesta con Gilardi, prova l'apertura verso destra, gli riesce quindi Callegari, ritorna sul sinistro, poi ancora l'appoggio per Nicolò Zanardi. Segesta che si porterebbe a 39 punti, panchina a 36. Gilardi, Nicolò Zanardi, Calegari, chiusura di Ferlini, Castelvecchio, poi Lauricella anticipata da Nicolò Zanardi, va al dribbling anche su Castelvecchio, pallone sul secondo palo e il vantaggio del Segesta.
questo primo tempo, quindi Ferlini, cross in mezzo, colpo di testa di Bellini, miracolo del portiere, carica poi il gol da parte di Lauricella. Partita che è andata tre volte. Fischio del direttore di gara, parte Konov, pallone gira, va a colpire la traversa, poi ancora il colpo di testa, quindi Gilardi, ancora Konov, ancora l'aggancio di destro, il cross lunga la traiettoria, traversone, poi la girata, avversari, ancora Bellini veramente in possesso del pallone, riesce a servire sulle retrovie Castelvecchio, il sinistro verso Ferlini, colpo di testa, quindi ancora Bellini, passaggio verso Canepa, il sinistro venuto fuori, quindi Federico Zanardi, ancora Nicolò, pallone verso Giacobbe, viene servito in questo istante il destro vicino al primo palo, il fischio del direttore di gara, si allontana Bellini, parte Ferlini e la parata di Refi, ancora si c'è con Nicolò Zanardi, Allegari porta il pallone sul sinistro, quindi Castelvecchio a cercare Montedonico, arriva anche il triplice fischio delle due. Spogliatoi del Daneri di Caperana, i protagonisti di questa partita, da una parte il tecnico della panchina Rudy Cappuccini, dall'altro quello del Segesta Paolo Zanardi. Direi che la partita di oggi, un 1-1, direi ci sta, nel senso che noi abbiamo cercato dall'inizio di fare la partita, ci abbiamo messo tutto quello che era il nostro gioco, fatto ovviamente di bei passaggi, di aperture, abbiamo avuto direi molte occasioni, direi più che occasioni per fare situazioni molto importanti che abbiamo sbagliato nell'ultimo passaggio, però loro sono forti, la prima occasione che hanno avuto ci hanno segnato, a quel momento abbiamo reagito, abbiamo preso il pari, nel secondo tempo direi che abbiamo riprovato a far partita, a fare il massimo per segnare, loro ci hanno tenuto bene, poi siamo calati fisicamente e a quel punto ci siamo accontentati forse un po' più del pari, direi che le due squadre l'ultimo quarto d'ora hanno smesso di giocare, sono state un po' lì a centrocampo e va bene così, direi. Non direi che abbiamo perso un'occasione perché noi ce l'abbiamo provata, però non abbiamo voluto nemmeno rischiare di perdere, questa è la realtà. La prossima partita, beh, di nuovo una partita difficile, abbiamo l'Aurora, una squadra che se sicuramente recupera una serie di giocatori importanti può mettere in difficoltà chiunque. Adesso direi che le altre squadre che avevamo dietro hanno recuperato tutte e due punti su di noi e sulla prima in classifica. Bene, sarà un bel fine di campionato per quello che riguarda il vertice. Sulla partita odierna è stata una bellissima partita, penso per chi ha visto da fuori, due squadre ben messe, noi primi, loro secondi, per cui è stata una partita dall'altra classifica, diciamo che gli avversari sono stati appunto molto bravi a chiudere tutti i nostri spazi che potevamo avere davanti e noi altrettanto, poi è rimasta un po' bloccata nel secondo tempo, nessuno poi usava più di tanto, però io sono contento, penso anche il mister della panchina. Quando riguarda il prossimo match, il Borgo Rotondo è andata, abbiamo partito molto questa squadra e adesso abbiamo pareggiato e cercheremo di riprendere la strada giusta con una vittoria.